tantissima guagna per tutti e buon 2022, sperando che sia altrettanto bello come il 2021, no? Forse anche un pochino meglio del 2021. Siamo qui con il primo appuntamento dell'anno di Weekly Guagna, e se non c'è la webcam perché sono in trasferta, tra l'altro, no? Trasferta, e quindi non ho a disposizione tutto, ma ci siamo, sarà un appuntamento magari più breve del previsto, più contenuto, anche perché questa settimana, ve lo anticipo già, c'è ben poco di cui parlare, ma c'erano due temi. In realtà in origine c'era un tema, volevo parlarvi del fatto che quest'anno su Amazon hanno diffuso la top 20 dei videogiochi più venduti e i primi 19 posti sono giochi per Nintendo Switch. Alli Beatles, come si può dire, ma in effetti lo strapotere Nintendo si vede anche da questo, ma di questo magari ne parleremo un'altra volta. Questa settimana vorrei parlarvi di una cosa che è emersa il 31 dicembre, quindi praticamente due giorni fa, proprio sullo scadere del 2021, è arrivato un report di Game Informer che ha parlato di un gioco di cui anche voi ogni tanto ci chiedete notizie, cioè Bully 2. Il sequel di Bully, sequel di Canis Canem Edit, come è anche conosciuto. Non ho mai capito perché in alcuni paesi è stato chiamato in due modi diversi. Comunque, ok. Sequel di cui si parla da tantissimo tempo, viene richiesto dai fan da tantissimo tempo e non è mai arrivato. Perché non è mai arrivato? Ecco, secondo questo nuovo report, che vi ripeto arriva da Game Informer e non dalla panetteria di zia Concetta sotto casa vostra, è arrivata l'informazione che aspettavamo, cioè Bully 2 uscirà oppure no? A quanto pare no. A quanto pare però questo gioco era in sviluppo, è stato realmente in sviluppo, avrebbe dovuto occuparsene Rockstar New England, studio che era stato incaricato sia della remastered di Bully, che uscì su PS3 molti anni fa, e appunto gli avevano dato in mano anche il sequel di Bully, quindi Bully 2, chiamiamolo così. Lo studio a quanto pare stava credendo tantissimo in questo progetto, volevano creare un gioco molto ambizioso, addirittura si parlava del fatto che secondo Rockstar New England questo Bully 2 avrebbe potuto rivaleggiare con altri progetti molto grossi dello studio come LA Noire e GTA 4 addirittura, diventare una delle prossime grandi uscite del nome Rockstar Games, ecco. Quindi parliamo di tanti anni fa, parliamo dell'epoca PS3 in pratica. Gioco che però a un certo punto è andato incontro a uno stop forzato. Per colpa di chi? Per colpa, pare, di Rockstar Games stessa. Perché a quanto pare la Software House, sì, all'inizio ha lasciato lavorare New England in modo che potessero creare questo sequel, poi a una certa ha iniziato a riposizionare tutti i dipendenti verso altri progetti, soprattutto Red Dead Redemption, il primo, e Max Payne 3, perché avevano una maggiore priorità per Rockstar Games. Quindi in pratica Bully 2 era diventato il progetto secondario, anzi terziario addirittura, perché c'erano due progetti, c'erano due priorità che avevano la maggiore priorità, ovviamente Red Dead e Max Payne 3. Questo poi c'era anche lo sviluppo di GTA 5 che ovviamente era già iniziato, quindi sicuramente qualche dipendente sarà stato riassegnato anche lì. In tutto questo caos Rockstar New England è stato immerso in massacranti turni di lavoro. Sappiamo che il crunch è stato un problema molto serio per Rockstar Games, così come anche per altri publisher, eh. L'appuntamento della scorsa settimana di Weekly Guagna è stato dedicato proprio a cosa sta succedendo in Ubisoft, un ambiente di lavoro che ormai è considerato tossico per moltissimi e che non riguarda solo Ubisoft, anche Rockstar è finita in mezzo a queste polemiche. E dicevamo di questo Bully 2, è stato talmente abbandonato da Rockstar New England per colpa appunto degli altri progetti che tanti dipendenti se ne sono andati, alcuni sono stati licenziati e non c'è stata altra soluzione possibile se non cancellare lo sviluppo di Bully 2. Sviluppo che, secondo il report appunto, non era in uno stadio avanzatissimo ma era già giocabile per quasi una decina di ore, quindi significa che la Software House aveva già settato alcuni dettagli importanti. Sì, è un Weekly Guagna dal sapore dolce amaro, perché arriva ancora una volta, dopo che già l'anno scorso se n'era parlato, la conferma, e stavolta è quasi in via ufficiale, perché vi ripeto, parliamo di una delle testate specializzate più importanti del mondo, arriva la conferma quasi ufficiale che Bully 2 non lo vedremo. Comunque che Rockstar ci ha pensato, ci ha provato, poi a una certa ha detto no, basta, chiudete tutto. È un peccato soprattutto perché Rockstar negli ultimi anni, soprattutto nella passata generazione,
generazione si è concentrata fin troppo su pochi giochi. Uno dei pregi di Rockstar anni fa era quello di riuscire a proporre grandi giochi, anzi tanti grandi giochi. C'era Max Payne, c'era Red Dead, c'era GTA, c'era LA Noir, c'erano varie cose che uscivano, non dico ogni anno, ma con la giusta cadenza da parte di Rockstar Games. Negli ultimi anni è verissimo, progetti come GTA 5 e Red Dead 2 hanno portato via anni e anni e anni di tempo e sono tra i videogiochi più belli mai realizzati. Poi soprattutto oggi realizzare un videogioco di tale portata veramente richiede uno sforzo mastodontico, però leggere ancora una volta che Rockstar ha dovuto sacrificare progetti come Bully 2, che è uno di quei giochi che sì, sarebbero stati sicuramente carini da vedere, è una cosa che fa un po' male al cuore, fa un po' male anche a quest'industria che sta diventando forse troppo grande e in questo momento forse la gente non si aspettava di dover costruire giochi così grandi e che portassero via così tante persone. Forse si arriverà un momento in cui imploderà tutto, i progetti saranno talmente grossi che le software house ne faranno uno ogni 7-8 anni e poi avremo dei buchi clamorosi che saranno colmati solo dagli indie. Ma può essere, intanto grazie agli indie di esistere, perché intanto ce ne sono alcuni bellissimi e poi appunto in assenza di grandi produzioni ci ritroviamo spesso a dover giocare agli indie, ma vi ripeto, nel caso di alcuni indie non è un dovere ma è un piacere. Vorrei sapere cosa ne pensate, vorrei sapere se sareste interessati a un eventuale Bully 2, ma penso proprio di sì perché so che spesso ce lo scrivete anche nei commenti. Io per quanto mi riguarda, vi ripeto, è un dispiacere leggere che Rockstar lo ha sacrificato in favore di altri progetti che sì, sono bellissimi, assolutamente, però è un gran peccato, è un gran peccato. Io non posso far altro che augurarvi un buon 2022, sperando che sia un pochino meglio del 2021, non dico troppo, ci basterebbe un pochino, e ci vediamo la prossima settimana con Weekly Guagna, ma questa settimana dovrebbe arrivare anche un'altra cosa, se non ricordo male, nella programmazione c'è qualcosa.